Diceva Pirandello, un fatto in sé rischia di essere un sacco vuoto che non sta in piedi se non lo si riempie di tutto quello a cui questo fatto riconduce, tutto quello che lo ha determinato, insomma, tutte le circostanze. Leggo questa notizia che un po' mi ha toccato perché è un luogo dove ho vissuto, il Bellunese, no? E quindi conosco anche come sono fatti i bellunesi, cioè il carattere dei bellunesi. Uomini di montagna, uomini che hanno un onore e che tengono all'onore, alla reputazione. Leggo un fatto che l'ANSA dà oggi molto rapidamente, che poi tutti i giornali riportano con le stesse caratteristiche rispetto a come lo tratta l'ANSA. Lo hanno trovato i vicini quando ormai era morto nell'androne di casa sua in Cadore, che c'è in comune tra gli appartamenti. Non c'è stato nulla da fare per il professore di 62 anni di Lozzo, colto in flagranza nei giorni scorsi da un carabiniere travestito da elettricista, mentre rubava a scuola. Il docente si è tolto la vita oggi, intorno alle 17, impiccandosi. Ma al momento non sono ancora stati rinvenuti i biglietti che possono dare una spiegazione dell'estremo gesto. Forse comunque dovuto al peso di quanto ha dovuto sostenere in questi giorni. Tra i furti quello di 35 euro, sottratti pochi giorni fa dalla borsetta di un collega. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato che si è trattato di suicidio, escludendo ogni altra possibile ipotesi della morte. Notizia molto scarna, molto secca. Nella gran parte dei giornali che la riportano, anche nell'ANSA, non si fa il nome del professore. Siamo nel cliché. Il furto di una mela è pagato con la prigione. Il furto di 35 euro è pagato con la vita. Questa relazione, pagato con la vita, furto di 35 euro, forse può essere, non è così automatica, no? Uno potrà dire, vabbè, insomma, non è mica stato ammazzato, ha deciso lui di ammazzarsi, ma le circostanze possono anche indurre le persone ad ammazzarsi. E quindi, come dire, all'interno di questo fatto forse vanno cercati degli elementi di verità e soprattutto si poteva forse fare qualcosa per evitare quella morte. E poi c'è la cosa più ovvia, ovviamente, ma questa l'accenno soltanto. E chi ruba milioni, miliardi, li ruba più o meno, tra virgolette, onestamente, in maniera pubblicamente accettata oppure non contrastata, quelli hanno sempre la giustizia dal loro lato, hanno la mente serena e l'opportunità che la giustizia faccia il suo corso, salvo che poi durante il corso della giustizia di quei fatti non si venga più a sapere niente. Ma ritorniamo al professore che ruba 35 euro e forse ne ha rubati qualcuno anche in precedenza, sempre alla stessa persona. Da una borsetta con l'avvertenza poi di non rubarli mai tutti, insomma, di prendersi piccole cifre e di lasciare poi là il resto, forse nell'illusione che insomma chi è derubato non se ne accorgesse. Questo signore di 62 anni, che non ha altri precedenti per furti, rapina, insomma, che immaginiamo essere una persona mite, di cui i giornali adesso non danno la notizia della morte, ma non dicono niente della vita, non dicono niente di che vita facesse, e nemmeno se fosse sposato, avesse figli, insomma, non lo dicono più apertamente, però si riesce a capire poi, insomma, come vedremo. E allora adesso si interessano del fatto, insomma, no? Si è impiccato. Però, insomma, c'era un motivo, aveva rubato. Quindi, insomma, la colpa sociale, il furto, la punizione eccessiva, però se l'è voluta lui in qualche modo, no? E così si pulisce le mani. La nostra coscienza è tranquilla. Quando ancora il professore era in vita, quando era stato scoperto il furto, cosa era successo? È successo che i giornali ne hanno parlato,
di questo caso, con che toni ne avevano parlato. Questi erano i toni, insomma. Pensava di non essere visto mentre frugava nella borsa di una collaboratrice scolastica del proprio istituto, ma non si era accorto che l'elettricista impegnato a sistemare il lampadario al piano di sopra, altri non era che un carabiniere di copertura, immediatamente fermato da altri militari dell'arma appostati poco lontano. L'incauto ladro, un docente sessantenne della zona e con alle spalle piccoli precedenti, è stato trovato con ancora in tasca i 35 euro appena rubati al collega. Inevitabile la denuncia per furto aggravato e molto probabilmente l'avvio di una procedura disciplinare da parte della direzione scolastica. Una vera e propria trappola, quella fatta scattare dai carabinieri nella stazione di Santo Stefano di Cadore, a conclusione di un'indagine avviata alla fine del mese scorso. Sebbene la dipendente dell'istituto, una scuola del Comenico, si fosse rivolta all'arma solo a fine ottobre per denunciare una serie di furti di denaro subiti mentre era impegnata nelle proprie mansioni scolastiche, la storia andava avanti già da tempo. Ma nel fare acquisti all'uscita della scuola, più volte la donna aveva avuto la sensazione che nel proprio borsello dovesse esserci più denaro di quanto realmente se ne trovava. Non grandi ammanchi, il borsello non veniva mai svuotato del tutto dal ladro, tanto che l'allora ignara vittima aveva pensato a una semplice distrazione da parte sua. Ma il ripetersi della storia aveva convinto la collaboratrice a confrontarsi con la propria direttrice e ad affidarsi ai carabinieri. Gli accertamenti investigativi dei militari di Santo Stefano di Cadore avevano presto permesso di convogliare i sospetti attorno al docente. Da lì la decisione di mettere in piedi un'attività di sorveglianza discreta all'interno dell'istituto, sfruttando le abilità da elettricista di uno dei militari che con cassetta degli attrezzi e tuta da lavoro si è facilmente mimetizzato. Non è servito attendere molto. Il docente, dalla mano lesta, non si è lasciato sfuggire la prima occasione in cui la borsa della collega era rimasta incustodita, avventandosi sul bersaglio e prelevando la sua percentuale. L'ingordigia, però, gli è stata fatale. Una volta fermato dai militari dell'arma e vistosi scoperto, l'uomo ha candidamente ammesso le proprie responsabilità, confessando anche furti precedenti, per un importo complessivo ancora da definire, in assenza di precedenti specifici a carico dell'uomo, considerando il modesto valore del furto scoperto in flagranza e il quadro probatorio già chiaro a suo carico, d'intesa con la Procura di Belluno, nei confronti dell'uomo si è proceduto con una denuncia a piede libero. Il successo dell'operazione, come hanno tenuto a precisare dagli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Cortina, è da ricondurre oltre che all'abilità dei militari e alla tempestività e precisione con la quale la vittima del furto ha provveduto a denunciare i fatti, anche alla collaborazione fornita dalla direttrice dell'istituto che, con estrema discrezione, si è resa disponibile ad assecondare le esigenze investigative sin dalle primissime fasi. Bene, perfetto successo, operazione riuscita, smascherato il ladro, vittoria, la società è a posto. A questo punto viene da chiedersi, siamo di fronte a un piccolo furtarello. Qualcuno si chiederà perché un uomo di 62 anni, che non è un pregiudicato, è ridotto a commettere un simile furto? Qualcuno gli avrà chiesto delle spiegazioni? Se è in difficoltà, ci sarà stato un assistente sociale, qualche figura che possa essersi presa a cuore del suo caso, che possa averlo aiutato oppure no? Oppure in queste situazioni vediamo soltanto il fatto privo di tutte le implicazioni connesse. Perché? Perché un uomo come questo ruba, un uomo che sta per andare in pensione, un uomo che ha un lavoro modesto, che vive solo, che non ha famiglia, c'era una difficoltà. C'era qualcosa? No, viene messo immediatamente in prima pagina nei giornali locali con il suo nome. Viene dato in pasto immediatamente all'opinione pubblica e sappiamo che i bellunesi sono, che hanno una dignità, un onore, un senso del dovere. Allora forse una prima
prima cosa che si poteva fare in un caso come questo era di non sbattere un mostro in prima pagina, di non far sì che in piccole località come queste il suo nome corresse nella bocca di tutti, con le conseguenze ovvie, insomma, no? Le conseguenze disciplinari, la scuola, il fatto che tutti lo conoscessero, il fatto di reggere un'immagine pubblica che quest'uomo aveva. Insomma, si poteva combinare una punizione, chiedergli la restituzione del mal tolto e vedere di capire le motivazioni con le quali aveva agito e di fare in modo che questa cosa non si ripetesse più, oppure bisognava sbatterlo così, in prima pagina, nei giornali locali e nella bocca dell'opinione pubblica. Ci può essere un piccolo rimorso da questo punto di vista, da parte di chi ha fatto questo, di chi cioè ha considerato il fatto, di chi ha preso il sacco vuoto che non sta in piedi e non ha cercato di mettere intorno a questo sacco le circostanze, come dire, gli elementi indispensabili per far restare in piedi questo sacco, questo fatto. Se non che, alla fine, e qua rileggo sempre dai giornali, alla fine l'angoscia per l'errore commesso lo ha schiacciato. Si è tolto la vita il professore sessantenne. L'angoscia per l'errore commesso, non per la situazione nella quale è venuto a trovarsi. Per aversi commesso un errore, ma un errore che avrebbe potuto essere anche rimediato in un altro modo, senza essere buttato nella bocca di tutti. Non è stato rinvenuto alcun biglietto d'addio, né nelle tasche degli indumenti dell'uomo, né nei paraggi. In ogni caso è facile intuire che il senso di vergogna provato dal docente per la vicenda del borsello rubato abbia giocato un ruolo importante nella decisione di compiere l'insano gesto. A questo punto riemergono allora, riemerge qualche considerazione che poteva essere stata fatta prima. L'uomo, dopo una vita da precario, era diventato professore di ruolo da circa 2 anni. Alla pensione non mancava moltissimo, solo che da alcuni giorni era finito nell'occhio del ciclone, pizzicato dai carabinieri a frugare nella borsa di una dipendente della scuola che già in passato aveva subito altri furtarelli mentre si trovava al lavoro. L'uomo, vistosi incastrato, aveva confessato tutto, anche i furti passati. La direzione dell'istituto aveva minacciato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e questo particolare potrebbe averlo scosso molto. Lo ricordo come una persona mite, rispettosa e buona, ha commentato il sindaco di Santo Stefano di Cadore, Alessandra Buzzo, che lavora a sua volta all'istituto comprensivo. Probabilmente però era anche solo e fragile. Quello che ha fatto nelle scorse settimane non è bello e non ne comprendo il motivo, ma comunque mi dispiace tanto. È finito sulla bocca di tutti e probabilmente non ha retto. Allora chi sapeva che era un uomo mite, fragile, solo e che lavorava poi nello stesso istituto e che aveva anche il ruolo di sindaco, non ha messo una parola per evitare che questo uomo mite, fragile, buono, solo, per un motivo così banale, il furto di pochi euro o poche decine di euro, venisse messo alla gogna mediatica, possibile che non fosse stato possibile cercare di capire le motivazioni di quella condotta, riparare restituendo il mal tolto e fare in modo che questo non succedesse più, magari risolvendo quei problemi che stavano alla base di quella condotta. Persone che poi sa qual è il carattere di questa gente che difficilmente sopporta di essere messa alla gogna mediatica. E adesso così i giornali riportano una scarna notizia sulla morte di quest'uomo, spesso non dandone il nome, ma io lo do, Angelo Zanella. Non c'è stato nulla da fare per il professore di 62 anni di Lozzo di Cadore, colto in flagranza nei giorni scorsi da un carabiniere travestito da elettricista mentre rubava a scuola. Il docente si è tolto la vita oggi intorno alle 17, ma al momento non sono ancora stati rinvenuti i biglietti che possono dare una spiegazione del gesto estremo. Forse comunque dovuto al peso di quanto ha dovuto sostenere in questi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno accertato che si è trattato di suicidio, escludendo ogni altra possibile ipotesi di morte. Buon viaggio. La cosa si conclude, il cerchio si chiude. L'uomo ha avuto quello che
che gli spettava. La morte è la giusta vendetta che la società, se non provoca direttamente, ma provoca indirettamente, per chi si appropria indebitamente di alcune decine di euro altrui. E allora è interessante leggere cosa ne pensavano i suoi ex allievi. Buon viaggio a un professore di grande umanità, ad una persona per bene che ha pagato un prezzo troppo alto per un errore così. Spero almeno serva di riflessione a chi per vendere qualche copia in più lo ha sbattuto in prima pagina, andando ben oltre il diritto di cronaca. Se qualcuno ruba, dice un altro, va denunciato ovviamente. Lo schifo è l'accanimento senza domande dei giornalai che ci ritroviamo. Che tu possa trovare quella pace che qui non trovavi più. Ti voglio bene, mio professore. Ti porterò sempre nel cuore. Una sconfitta sociale. Con tutte le colpe che uno può avere. Giornalisti, vergognatevi. Avete ucciso un uomo. Troppo facile solamente scrivere. Spero che la gente incominci a non leggervi, così cambiate lavoro. Non chiamerei giornalisti, ma altro. Io arresterei la giornalista. Tutta la categoria dei giornalisti dovrebbe chiedere scusa alla famiglia e a tutti noi che lo abbiamo conosciuto. E al professore tutta la mia stima e il mio rispetto e una preghiera. Che tristezza. Sono costernata. Lo avevo conosciuto come collega. Chissà quali problemi aveva. Tutto il giorno l'ho pensato con una gran pena e mi chiedevo come avrebbe potuto sopportare la vergogna. Ora riposo in pace. E tutti quelli che rubano, derubano ogni giorno lo Stato. Quelli che se ne fregano fanno la bella vita con la vostra vita. Mi contatti la docente derubata della misera cifra di 35 euro. Gli risarcirò il grave danno morale subito, quando vuole la signora, per ripulire la gravissima offesa subita. Usiamo lo stesso metro anche per gli anziani bellunesi che rubano le scatolette di tonno nei supermercati o per chi non paga il biglietto dell'autobus. Vero, Pietro Prada? Questa notizia mi dà molto dispiacere. Mi chiedo il perché abbia rubato, se per necessità o per vizio. Ora comunque, non serve più chiedersi tante cose. Ci sono modi e modi di dare una notizia. Qui è stata fatta una vera e propria macelleria mediatica. Ancora ieri le locandine insistevano sull'episodio rammentando come il professore fosse tornato al lavoro. Giornali che devono chiedere scusa e che non escono sicuramente bene da questa vicenda, anche perché sono palesemente schierati a servire un potere marcio e corrotto che ha sulla coscienza cifre ben diverse da miserabili 35 euro. Vogliamo parlare anche della stampa locale come il Gazzettino, il Corriere delle Alpi, della serie Sbatti il mostro in prima pagina. Ieri le locandine fuori dalle edicole con titoli che sembravano processare l'uomo per direttissima e oggi rimarcavano l'accaduto. Ormai questi giornalai locali del copia e incolla hanno scritto la sentenza di morte a un uomo che ha sicuramente sbagliato. Nei processi facciamoli celebrare a chi di mestiere, non da sprovveduti giornalisti da strapazzo del copia e incolla. Il Gazzettino e il Corriere delle Alpi hanno già scritto il necrologio del docente un giorno prima, la vergogna dei giornalai del copia e incolla. Ha fatto il suo dovere, anche se bastava tagliargli le dita. Se in Italia venisse istituito il reato di lecchinaggio, il Gazzettino e il Corriere delle Alpi sarebbero condannati a morte. Incolpare i giornalisti che danno notizie. Ma dai, mo, ognuno è responsabile delle sue azioni e si sa benissimo che a Belluno non succede mai niente. Tutto è ingigantito. Chissà perché, quando ripenso a una notizia come questa, mi viene in mente il neorealismo italiano. Mi vengono in mente film come Ladri di biciclette e Umberto D. In fin dei conti poi certe cose ci fanno pensare che non ci siamo mai staccati da una certa realtà.